Intanto salutiamo l'assessore Saragoni, che l'assessore nel comune di Viterbo è un po' confusa ancora questa cosa, nel senso che le attribuzioni tra giardini, verde pubblico, orti, eccetera, ecco, magari se lei ci illumina ci aiuta anche a capire. Infatti ci siamo rivolti, poi alla fine dal sindaco ci ha detto vabbè la strada è questa, e quindi in qualche modo, però gentilmente, nonostante ecco, siamo già sotto ferie perché molti sono già partiti eccetera, la signora si è resa disponibile e oggi pomeriggio è qui con noi, questo la ringraziamo molto. Ma non solo è presente fisicamente, ma è stata presente anche come assessorato, perché da quando abbiamo manifestato questa idea di rivolgerci al boschetto nonni e nipoti è successa una rivoluzione qui, perché tre volte c'è stato l'intervento del comune, diciamo della ditta che ha la manutenzione del verde pubblico, e adesso quando andremo giù lo troviamo così cambiato. È bello che insomma non c'è niente da fare. Oggi forse dovremmo fare qualche altra cosa. Però è importante che diciamo intanto ce lo poniamo come obiettivo quello di seguire il verde pubblico anche del comune di Viterbo, e poi abbiamo risvegliato un po' le coscienze delle persone che abitano là vicino e che molte volte sono, almeno per la vicinanza, quelle che a volte sporcano pure, no? Perché tante volte siamo noi cittadini che creiamo questi problemi, perché la carta, la plastica non è che arrivi da sola, ci siamo noi che spesso la portiamo. I circoli Acre si sono messi d'accordo per quest'anno, tra le altre attività, hanno messo in programma delle giornate ecologiche. Ne abbiamo fatte già alcune in centri della provincia, siamo stati a San Lorenzo Nuovo, l'abbiamo fatta a Farnese, l'abbiamo fatta a Bomarzo, e adesso ci sembrava giusto fare qualcosa anche a Viterbo. Siccome nonni e nipoti, questa organizzazione di cui parlerà Elena, quindi non c'entro nel merito, e si è interessata per la piantumazione di questo boschetto, e noi facciamo parte anche di nonni e nipoti perché così siamo nella vita, e loro fanno parte alcuni anche delle altre, abbiamo detto facciamola insieme questa azione, per cui a Viterbo ci rivolgiamo a questo boschetto nonni e nipoti.